Radio Radicale, siamo col senatore Calenda, Carlo Calenda, di Azione per parlare di quello che sta succedendo al confine tra Israele e Libano e non solo. Allora, in queste ore si fa a gara, insomma, per trovare le responsabilità di cosa si poteva evitare per vedere quello che stiamo osservando in queste ore. Adesso che cosa bisogna fare, qual è la nostra posizione e che cosa fare anche del contingente UNIFIL? Allora, prima di tutto io sono, sempre stato favorevole al diritto di Israele non solo di esistere, ma di potersi difendere. E tuttavia, tutto ciò ha perso la misura, l'ha persa a Gaza, la sta perdendo in Libano. Io Hezbollah e Hamas li considero movimenti terroristici, quindi non me ne frega niente se fanno fuori il capo di Hamas e Hezbollah, ma quello che non possiamo guardare è una condotta di guerra che non è una guerra contemporanea, cioè non, nelle guerre contemporanee si cercano di evitare le vittime civili e anche se tu c'hai il capo di un'organizzazione non è che fai 80 morti perché adesso al di là di quello che è successo in Libano parlo anche di Gaza ovviamente, primo, quindi la totale perdita di misura di Israele, secondo e quindi qual è il punto d'approdo? Perché i due stati, gli israeliani non li vogliono più, due popoli, due stati è una cosa che è finta, lo sappiamo tutti quanti. In Libano qual è la situazione? Cioè qual è l'obiettivo? Perché poi l'altra volta ci sono rimasti impigliati per parecchio e il Libano ancora sta in condizioni disastrose per quello. Quindi il problema della guerra è che la guerra è un mezzo estremo che si usa per difendersi, ma accompagnato da un'idea di cosa succede dopo, di una soluzione politica, se no che cos'è? La guerra permanente? Un nuovo fronte ogni volta? La guerra permanente forse serve a Netanyahu, io non credo che serva agli israeliani. Ecco, il fatto di colpire diversi avversari che non sono proprio in sintonia tra di loro, cioè tra Hezbollah e Hamas, cioè, Certo. allora, questo, evidenzia anche le divisioni, diciamo, degli avversari, dei nemici di Israele e soprattutto la logica del colpire per menare per primo, per menare due volte. Sì, però il E per problema. poi ottenere la pace. Sì, quale pace? Che pace può esserci se tu a un certo punto destabilizzi non solo il Libano, non solo Gaza, ma anche la Cisgiordania? Qual è la pace? No? Cioè, se poi fanno macerie e le chiamano pace, non va bene. Non solo non va bene, ma perché non durerà? E lo sappiamo, perché crescono generazioni di nuovi terroristi, perché non si risolve la questione. Allora, il punto fondamentale è che la guerra, ripeto, presuppone una strategia politica. E se la strategia politica è continuare la guerra il più a lungo possibile così rimango al potere, e quindi colpisco per primo, colpisco in qualunque posto, colpisco quella cosa là, che secondo me Netanyahu persegue con la destra israeliana, è una roba che porterà al totale isolamento di Israele, totale, internazionale. E produrrà per gli israeliani una situazione che a un certo punto diventerà insostenibile. Secondo me è molto sbagliato. Noi non possiamo fare molto perché. Allora, il contingente italiano. Ma se la cosa continua, l'ho detto stamattina, va ritirato. Cioè dipende cos'è l'operazione israeliana. È un'operazione che mira a riportare Hezbollah al di là della linea blu. Vediamo, io non lo so. Le parole di Netanyahu sono molto forti, quindi non lo so, se è quello che dura qualche giorno, allora si tiene il contingente unico, se no probabilmente dobbiamo prendere atto che non ci sono più le condizioni sul campo per tenerlo. Il governo l'ha visto reattivo, nel senso che una volta, quando succedevano queste cose, in Parlamento qui eravamo abituati a vedere il giorno stesso il Presidente del Consiglio. Per esempio, faccio un esempio, 70 anni fa, quando venne firmato il memorandum di Londra per Trieste all'Italia, il giorno stesso Scelba è venuto qui Ma in quella Senato. era una cosa, molto più che ci toccava da vicino. Io però penso che è giusto che il governo venga, che prenda una posizione. Dopodiché In aula, in commissione. In in aula. aula, secondo me, perché quando un tema che tra l'altro abbiamo delle forze italiane spiegate lì, no? Però il tema è che dobbiamo dirci la verità, cioè l'Italia ma anche l'Europa possono fare pochissimo perché Israele andrà avanti in questo modo, cioè con una determinazione, una spietatezza che loro pensano finiranno per tutelarli, io penso che alla fine non saranno più tutelati, ma noi veramente le armi per fermarla,
è molto difficile avere. Cioè, senta, a monte di tutto questo, ci sono gli errori degli Stati Uniti a partire dal ritiro del contingente in Afghanistan, che ha dato l'impressione di liberare uno scenario importante per l'Iran, che poi ha appiccato lentamente il fuoco in Medio Oriente? Guardi, dalla prima invasione islamica, ed è il 632, di fatto contemporanea alla morte di Maometto, arriva in Afghanistan e non riesce a passare. In Afghanistan non passa nessuno. Il problema dell'Afghanistan è che è un paese strutturalmente incontrollabile, da forze occupanti. Cioè, e quindi io ho un giudizio diverso. Il giudizio mio è che quel modo di disimpegnarsi è sbagliato, perché è caotico, dall'impressione del Vietnam. Uno pensa subito al Vietnam nel senso di quel disimpegno proprio di disfatta. Però che si potesse continuare a stare lì, per me è una cosa irrealistica. Le responsabilità non sono degli Stati Uniti, le responsabilità sono innanzitutto di Hamas, del governo Netanyahu per non aver capito cosa si stava preparando, perché è il più grande fallimento di intelligence della storia di Israele, e del fatto che a un certo punto quello diventa il motivo, non per capire che solo con i due stati Israele ha una vera sicurezza, ma per cercare di fatto prendersi tutto. E questa roba qua non funzionerà. Senta, l'ultima domanda: c'è una simmetria sospetta tra quello che è successo il 7 ottobre e il fatto che poi Israele ha dimostrato di avere delle grosse capacità? Cioè, uccidere i capi di Hezbollah attraverso i cercapersone non è da tutti. Sì, è estremamente sorprendente, per questo parlo del più grande fallimento dell'intelligence. Io voglio pensare che questo sia, perché l'alternativa sarebbe veramente tragica per gli israeliani, quindi spero che sia solo un grande fallimento. Già per questo Netanyahu se ne dovrebbe andare a casa, ma continuerà la guerra all'infinito, perché sa perfettamente che la guerra è l'unica sua garanzia. E questa roba qua è una cosa devastante, soprattutto per chi come me è sempre stato molto vicino al popolo israeliano e cercato di connetterlo con l'Europa, anche dal punto di vista energetico. Ma come si stanno muovendo, per me è indifendibile. Grazie a Carlo Calenda. Grazie.